Accendi logo. Ciao e benvenuti sul mio canale. Me lo avete chiesto in tanti e finalmente mi sono deciso ad acquistarla. Ho preso Alexa. E già solo per questo dovreste lasciare il mi piace. A parte gli scherzi, in questo video andremo a vedere come utilizzare Alexa per comandare i nostri LED. Vi preannuncio già che è una cosa abbastanza semplice perché il software VLED nasce già con la possibilità di integrare Alexa, per cui bastano veramente pochi settaggi. Andremo però a vedere anche qualche personalizzazione un po' più complessa, tipo sincronizzare le strisce LED o caricare i preset. Per aiutare il canale a crescere e far sì che io possa portarvi dei contenuti sempre migliori, vi invito, se già non lo siete, a iscrivervi al canale e, cosa molto importante, lasciare il mi piace. Per chi invece volesse sostenere il canale in modo più attivo, prima di ogni acquisto su Amazon o AliExpress può premere su uno dei link che trovate in descrizione. Questo a voi non costa nulla, ma permette a me di ricevere una piccola percentuale del vostro acquisto che verrà poi utilizzata per acquistare materiali per i video futuri. Vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! In questo tutorial utilizzerò un SP32 e un SP8266. Ai quali ho collegato due strisce LED da 15 LED VS2812B a 5 V. Non a caso ho voluto utilizzare due microcontrollori diversi per testare la compatibilità degli stessi con questo metodo. Per gestire il tutto utilizzerò Alexa Echo Pop, che è il modello che ho acquistato io, poi chiaramente questo metodo funziona con tutti i modelli di Alexa. Mentre invece sul PC ho aperto due schede, una per l'SP32 e l'altra per l'SP8266. Impostare Alexa sul software VLED fondamentalmente è molto semplice, ci sono veramente pochissimi settaggi da fare. Questo perché il software VLED nasce già prevedendo questa possibilità. Andiamo quindi a vedere come bisogna fare. Siamo sulla scheda dell'SP32. Andiamo su Config, Sync Interface, scendiamo fino al menu Alexa Voice Assistant, andiamo a spuntare questa casellina Emulate Alexa Device e qui sotto andremo a indicare il nome con cui vogliamo comandare il nostro dispositivo, nel nostro caso le nostre due strisce LED. Quindi quella collegata all'SP32 la chiamerò striscia 1. La riga sotto per il momento la lasciamo stare, l'andremo a vedere più avanti nel corso del tutorial. Premiamo su Save e andiamo a fare la stessa cosa con l'SP8266. Per cui andiamo su Config, Sync Interface, scendiamo, spuntiamo Emulate Alexa Device e in questo caso la chiamiamo striscia 2. Premiamo su Save. A questo punto non ci resta che andare a prendere lo smartphone e andare a impostare l'app di Alexa. Quindi apriamo l'app, premiamo sul simbolo più in alto a destra, dispositivo, scorriamo fino in fondo, altro, Wi-Fi, trova dispositivi. Ok, due dispositivi trovati e connessi. Premiamo su avanti, ha trovato entrambe le nostre strisce. Partiamo a configurare la prima, quindi striscia 1 la evidenziamo, configura dispositivo, ci chiede a quale stanza la vogliamo associare. Ora io per praticità per questo tutorial associerò entrambe alla stanza salotto, per cui premo salotto, aggiunge al gruppo, continua. Continua. Vado a configurare anche la striscia numero 2, la evidenzio, configura dispositivo, la vado ad associare sempre a salotto, aggiunge al gruppo, continua.
ci chiede se vogliamo vedere un breve tutorial di cosa possiamo fare con le nostre luci. Voi se volete fatelo, io però per il momento lo salto, per cui premo più tardi, continua e continua. Tutti i dispositivi sono stati configurati, fatto. Ok, ora sotto l'elenco dei dispositivi troviamo le nostre due strisce, quindi striscia 1 e striscia 2. A questo punto possiamo già interagire sia in manuale che con la voce con le nostre strisce. Vi faccio vedere, ad esempio premiamo su striscia 1. Adesso la riconosce come spenta perché è stata accesa col software VLED, per cui premo acceso. Dopodiché posso andare a variare la luminosità con questo cursore, oppure posso andare a variare il colore. Non so, mettiamo ad esempio rosso. Allo stesso modo posso utilizzare i comandi vocali. Spegni striscia 1. Cambia colore blu striscia 2. Imposta striscia 2 5%. Ok, già così potete comandarle per quello che riguarda le funzioni base. Andiamo ora a vedere, nel caso abbiate più strisce all'interno di casa vostra, come fare per sincronizzarle tutte assieme. Abbiamo due metodi. Lo possiamo fare o tramite l'app di Alexa o tramite VLED. Con Alexa è molto semplice. Se le luci si trovano nella stessa stanza, l'abbiamo visto prima, abbiamo associato le nostre due strisce a salotto. Quindi se noi andiamo a interagire con Alexa e invece di specificare il numero della striscia andiamo a specificare la stanza salotto, automaticamente le accenderà, le spegnerà o cambierà il colore a tutte e due. Vi faccio vedere. Spegni salotto. Accendi salotto. Cambia salotto in blu. Come avete visto, le strisce risultano sincronizzate alla perfezione. Nel caso abbiate più strisce in stanze diverse, a questo punto tramite l'app d'Alexa dovete andare a creare un nuovo gruppo di dispositivi. Ora non voglio soffermarmi su come funziona e come si fa ad utilizzare l'app di Alexa, perché per questo ci sono migliaia di tutorial su YouTube. Questo è più focalizzato su VLED. Quindi, detto questo, andiamo a vedere invece come fare a sincronizzare le nostre due strisce tramite VLED. Andiamo quindi su Config, Sync Interface, e qui nella prima parte abbiamo tutti i vari settaggi per andare a sincronizzare le nostre strisce. Anche qui non voglio dilungarmi più di tanto perché ho già fatto un video a riguardo dove vi spiego nei dettaglio come farlo. Per chi fosse interessato ad andarlo a approfondire, vi lascio il link qui in alto. Quindi, tornando a noi, nel nostro caso andremo a sincronizzare la luminosità, i colori e gli effetti. L'unica cosa che dobbiamo andare a fare è andare a spuntare Send Alexa Notification. Fatto questo, premiamo su Save. Torniamo alla home e attiviamo il tasto sync. Ora, comandando la prima striscia, la seconda si comporterà di conseguenza. Andiamo a verificarlo. Cambia colore striscia 1 in verde. Imposta striscia 1 10%. Spegni striscia 1. Come avete visto, anche in questo caso le due strisce risultano perfettamente sincronizzate. Bene, passiamo ora all'ultima parte di questo tutorial, dove andremo a vedere come gestire le personalizzazioni. Alexa non è in grado di gestire i singoli effetti, ma può gestire i preset. Andiamo quindi a creare tre preset di prova e vedere come impostarli. La prima cosa da fare quando si creano dei preset è andare a creare quello per il colore solido. Questo perché? Perché se caricate un effetto e poi volete tornare ai colori fissi, non avendo il preset del solido dovete spegnere e accendere Alexa. Quindi andiamolo a creare subito, per cui solido è già selezionato, mettiamo un colore a caso tipo il blu, perché tanto poi questi li possiamo andare a cambiare direttamente col controllo vocale.
premiamo su preset. Altra cosa, mettete sempre dei nomi semplici e facilmente memorizzabili. Questo perché quando utilizzerete poi i comandi vocali, non avendoli sott'occhio, bisogna che ve li ricordate tutti. Quindi qui lo andremo a chiamare semplicemente solido e premiamo su save. Andiamo a creare il secondo. Su questo, per provare, andremo a applicare un effetto tipo questo e mettiamo per esempio il colore rosso. Premiamo su preset e lo chiamiamo effetto 1. Premiamo su save. Sul terzo effetto invece andremo a provare un segmento, per cui andiamo ad aggiungere un segmento, gli diciamo che partirà dal LED 0 al LED 7, mentre invece l'altro partirà dal LED 7 al LED 15. Spegniamo il segmento 0, sul segmento 1 andremo a mettere il colore verde, sul segmento 2 andremo a mettere il colore blu. Premiamo su preset, lo chiamiamo effetto 2 e premiamo su save. Bene, a questo punto premiamo su config, sync interface, scendiamo sempre al menu Alexa Voice Assistant e andiamo a vedere la riga che avevamo saltato inizialmente. Qua dovremo andare a indicare quanti preset vogliamo utilizzare con Alexa, quindi nel nostro caso sono 3. Premiamo su save e torniamo nella home. Andiamo ora ad aprire l'app di Alexa e impostare questi 3 preset. Andiamo a fare la stessa cosa di prima quando siamo andati a impostare le 2 strisce LED. Quindi andiamo sulla parte alta destra dello schermo, premiamo su più, dispositivo, altro, wifi, trova dispositivi. Bene, mi dice che ha trovato 3 dispositivi, premo su avanti e come vedete sono i nostri 3 preset che siamo andati ad impostare. Questo perché? Perché Alexa li riconosce come dispositivi. Per cui partiamo con effetto 1, lo andiamo ad aggiungere, configura dispositivo, lo aggiungo per praticità a salotto, aggiunge al gruppo. Andiamo ad aggiungere anche solido, stessa cosa di quello di prima. E per finire andiamo ad aggiungere l'effetto 2. Bene, ora nell'elenco dei nostri dispositivi troviamo anche l'effetto 1, l'effetto 2 e il solido. Chiaramente poi tutti questi possono essere combinati per creare dei nuovi gruppi o delle routine. Andiamo a vedere se funzionano con Alexa. Accendi effetto 1. Accendi effetto 2. Accendi solido. Come vedete funzionano perfettamente. Chiaramente se avete altre strisce dovete ripetere o la procedura che avete appena visto oppure la sincronizzazione che avevamo visto prima. Bene, il video finisce qua. Spero di avervi fatto capire come integrare Alexa con le strisce LED. Nel caso dubbi, domande, lasciate scritto nei commenti. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale. Se il video vi fosse stato utile di lasciare un mi piace. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!